Si può restare prigionieri del coronavirus anche dopo essere guariti. Sembra impossibile, ma è così. È successo a Massimo Pemoni e a sua moglie Grazia. Tutte e due hanno incontrato il virus, sono guariti, ma sono ancora prigionieri. Massimo, racconta un po' cosa è successo. Ecco, Francesco, io non l'ho avuto il virus. Io non l'ho avuto il virus, capito? È solamente mia moglie l'ha avuto. Io sono, non sono stato contagiato dal virus, assolutamente. Sei stato in quarantena perché vicino a una che aveva avuto il virus. Stare in quarantena essendo nella stessa abitazione con mia moglie, chiaramente anche con mia madre di 98 anni, diciamo, abbiamo dovuto fare la quarantena. Però tua moglie è guarita ormai da tempo, ma siete ancora reclusi. Sì. Cioè mia moglie è ancora reclusa, io no, io ho finito la quarantena, posso uscire come escono tutte le persone, andare a fare la spesa, andare a fare tutto quello che è necessario per la conduzione della famiglia. Per la conduzione. Il resto, la problematica principale è che non si riesce a venire all'inizio della matassa con questo problema di questi benedetti tamponi che devono venire a fare mia moglie, essendo già trascorsi la bellezza di 12-13 giorni. No, dal 17 marzo. Dal 17 marzo. Dal 17 marzo. All'ospedale. Che è finito. Vuol dire che la sua decenza quarantena è finita il 2 di aprile, è finita. E tutt'oggi non abbiamo sentito nessuno, né telefonato, né abbiamo ricevuto telefonate, né documentazioni scritte in quale ci inserivano che venivano a fare questi benedetti tamponi. Voi che cosa avete fatto per cercare di sollecitare questo? Allora, prima di tutto ci siamo comportati secondo la prassi. Ci chiedevano, cioè 48 ore prima della scadenza della quarantena, tramite il nostro dottore abbiamo fatto pervenire al centro medico toscano di malattie infettive la richiesta di questi benedetti tamponi. Abbiamo mandato 4 email, le quali 2 le ha mandate il dottore e 2 le ho mandate anch'io, però non abbiamo avuto risposta. Abbiamo interpellato l'ospedaliero, loro non sanno niente. Abbiamo interpellato le varie misericordie della zona, anche loro non sanno niente, non sanno. Ora a questo punto qui non è un discorso di aspettare o non aspettare, è un discorso di sicurezza per una famiglia nel quale ha in casa una persona anziana di 98 anni, ripeto, e qui cioè siamo allo sbando completamente. Quindi tua moglie deve continuare a fare la vita di come quando era malata. Anche perché quando riapriranno le ditte, io voglio tornare al lavoro e voglio tornare sana. Però ha bisogno di avere i tamponi. Ha bisogno dei tamponi che dichiarano che si è negativizzata, ovviamente. Vanno nelle varie strutture RAS e compagnia varia a fare questi benedetti tamponi. Non capisco come mai nel comune di Bagnarivoli, che io ho già avvertito più volte anche il sindaco e non ho mai avuto risposta, cioè non ti porta la conoscenza di niente. Non ti porta. Te telefoni a tutti i numeri telefonici che io ho, che mi sono fatto pervenire anche tramite altre persone, e qui sembra parlare il vento. Anche il vostro medico curante non ha avuto risposte. No, niente, non sa niente nemmeno voi. Cioè io posso capire che siamo in Italia e si può dire la persona di prima e la persona di seconda serie. E cioè, però in questi casi qui, quando c'è un'epidemia in questa maniera, dare una sicurezza a una persona o fargli capire che è guarita, io penso sia una forma di rispetto. Tra l'altro serve per voi, serve anche per tutti coloro che vi circondano.
esatto, ma poi serve anche per altre persone, e noi sappiamo che sono nelle stesse condizioni queste. E questo ritengo che sia una cosa non giusta, perché fare un tampone non è prendere, andare a fare un'operazione di 7-8 ore. Fare un tampone in 5 minuti si fa. Se mi dicono a me personalmente, mi dicono: guarda, tua moglie ha bisogno di fare tampone, ci vuole 50 euro, 100 euro, si fa tamponi, si fa. Sì, non è una questione di costo, è una questione di tempi. Di urgenza per... È solamente una questione di sicurezza verso i cittadini. Certo. Francesco, non so più cosa devo fare. Vediamo se con questo appello pubblico si sposta qualcosa. Sì, io spero che qualcuno si faccia vivo, mi faccia sapere qualcosa. Basta venire, guarda, fra 10 giorni si viene a fare tanto. Sono d'accordo, si aspetta anche i 10 giorni. Cioè, non basta, non è che vado fuori, capito? Io sono veramente rigida a questa cosa. Ho seguito alla lettera tutto quello che mi hanno detto e tuttora lo sto facendo, però a un certo punto voglio essere sicura che questo è finito. Rimetto, Francesco, io quello che dico è tutto documentabile. Sì, certo. Non è che io me l'ho sognato stanotte e vengo a dire a te, è tutto documentabile. Bisogna mettere a un certo punto il punto fine sulla malattia, se no uno... Vediamo se si smuove qualcosa. Io voglio essere libera da questo video. Devo sapere che è tutto finito.